più altro partecipante riuscisse a collegarsi. Adesso sono le 12, quindi io appunto comincerei, visto che comunque abbiamo anche un tempo abbastanza limitato, cioè un'ora per trattare comunque un argomento abbastanza vasto, che è quello appunto delle operazioni di M&A. Dei relativi aspetti procedimentali e giuridici di fatto, no? Adesso io mi presento brevemente, poi non c'è tempo per fare un giro di tavolo dei partecipanti a livello di presentazione, quindi diciamo terrò il livello della trattazione ad un livello medio tecnico, in modo tale da non annoiare gli esperti e non rendere eccessivamente problematica la fruizione dei contenuti come dire, a chi è meno avvezzo alla materia, ha bisogno diciamo di poter fruire delle basi, delle nozioni di sostanza. Appunto, mi chiamo Antonio Legrottaglie, sono un avvocato iscritto all'Albo di Milano e opero presso uno studio internazionale che si chiama Dentons. E come, diciamo, come mio campo di elezione mi occupo di assistere fondi di investimento e imprenditori proprio con riferimento a questa tipologia di operazioni straordinarie, operazioni di compravendita di partecipazioni sociali. E quindi, appunto, questa è la ragione per la quale sono qui a presentare questo argomento e a tenere questo webinar, che si tiene poi nel contesto di quelle che sono le attività di Alma Laboris Business School e che diciamo una sorta di cui degli argomenti che poi vengono trattati nel Master per Giuristi d'Impresa che poi organizza curricularmente Alma Laboris. Dunque, direi adesso di procedere alla trattazione, quindi insomma, oggi vi parlerò appunto di come si articolano le operazioni di compravendita di partecipazioni sociali, che vengono gergalmente definite nel lessico della pratica operazioni di M&A, di mergers and acquisitions. Vedrete che nel corso della trattazione odierna useremo diversi termini anglofoni, se vogliamo, proprio perché sia gli aspetti procedimentali di questo tipo di operazioni che anche taluni aspetti giuridici di tecnica redazionale sono mutuati dall'esperienza anglosassone, e poi sono stati, diciamo, trapiantati nel nostro sistema giuridico e adattati a quelle che sono le norme civilistiche, che sono quelle poi che regolano di fatto la contrattazione privata. Quindi, diciamo, poi non stupitevi se poi utilizzo dei termini anglofoni, perché appunto la matrice di questo tipo di disciplina viene proprio da questo sistema giuridico. Come poi cercavo di spiegarmi all'inizio, questo tipo di operazione di compravendita si articola in un processo in diverse fasi, un processo che può, come dire, arrivare fino in fondo, quindi può avere successo, quindi concludersi con effettivamente con la compravendita del pacchetto di partecipazioni sociali, o può in ogni caso anche arrestarsi ad una delle fasi. Questo nei casi in cui le parti si accorgano durante l'iter che porta poi alla definizione, alle analisi diciamo prodromiche all'effettuazione dell'operazione oppure alla fase negoziale, potrebbe comunque le trattative, le negoziazioni potrebbero interrompersi proprio per un mancato accordo delle parti, come avviene in qualsiasi tipo di compravendita, che può essere una compravendita immobiliare, la compravendita di un autoveicolo. La differenziazione nel nostro caso è che l'oggetto della compravendita, anziché un autoveicolo oppure un immobile, nel nostro caso sono delle partecipazioni sociali, quindi per una SRL le quote, per una SPA le azioni. Questa è un po' la differenza. Però appunto il processo è articolato perché ovviamente ci sono delle fasi e degli step che diciamo la prassi ha un po' consolidato. Se vogliamo possiamo
suddividerli in tre step principali. Non so se vedete, ecco la slide successiva, e appunto gli step sono, il primo step è quello della fase prodromica o di analisi, in cui tipicamente l'acquirente effettua una due diligence sulla società le cui partecipazioni sono oggetto di compravendita, e questa fase è appunto prodromica, è disciplinata da un documento che viene chiamato lettera di intenti, poi la vedremo, diciamo, più nel particolare. Subordinatamente diciamo, all'esperimento di questa fase prodromica di analisi, esperimento diciamo, positivo, quindi nel caso in cui l'acquirente faccia le sue analisi, non ravveda delle criticità, ci si metta d'accordo sulla valutazione delle partecipazioni sociali, si passa alla fase successiva, che è quella di negoziazione degli accordi definitivi. Cosa significa? Significa che le parti si siedono intorno a un tavolo per poter negoziare l'accordo che poi regolerà nei dettagli la compravendita delle partecipazioni, le tempistiche dell'operazione, le garanzie che il soggetto venditore presterà all'acquirente in merito all'attività compravenduta, e che poi culmineranno nella conclusione degli accordi vincolanti, anche perché la lettera di intenti, vedremo, può avere un valore vincolante o non vincolante. Comunque ha una funzione più che altro, diciamo, di impegno preliminare e procedimentale, mentre i veri e propri contratti definitivi vincolanti sono quelli che vengono diciamo, stipulati dopo la fase prodromica di analisi. E poi c'è un'ultima fase, che è quella dell'esecuzione dell'operazione, in inglese che viene definita closing, e che di fatto è quella fase in cui appunto viene data esecuzione a tutti gli impegni, a tutte le obbligazioni che sono contenute nel contratto di compravendita definitivo, quello che viene stipulato nel corso della fase 2. E quindi adesso, dopo avervi fatto un overview di quelle che sono diciamo, le tre fasi che convenzionalmente vengono esperite per poter addivenire poi alla compravendita delle partecipazioni sociali, qualcuno mi chiede, può far vedere la prima slide? Ma la prima slide è semplicemente appunto la slide di presentazione, quindi non si è persa niente, ecco. Poi mi chiedono, scusate se interrompo, ma vedo che c'è la chattina. Non sento proprio nulla. Ok, non so perché. No, tutti gli altri partecipanti penso che mi sentano, quindi forse è un problema particolare. Ok, vabbè, poi le scuse accettatissime. Ok, proseguirei poi, appunto. Abbiamo fatto un overview delle tre fasi, quindi adesso passiamo un po' alla trattazione di quella che è la fase prodromica di analisi. Come vi ho anticipato già nel preambolo al webinar, appunto, il documento contrattuale principe che disciplina questa fase è la lettera di intenti. La lettera di intenti però viene preceduta sempre da un accordo di confidenzialità. Proprio, diciamo, è buona regola, posto che poi nella lettera di intenti, come vedremo, vi è una clausola di confidenzialità che comunque tutela lo scambio di informazioni tra le parti che avviene durante la fase prodromica. In ogni caso è buona regola che prima ancora, cioè nel momento in cui prima ancora che le parti comincino a scambiarsi qualsiasi tipo di informazione, comincino a parlare, comincino a negoziare la bozza di lettera di intenti, è buona regola che venga comunque stipulato un accordo di confidenzialità, per la semplice ragione che l'operazione di compravendita e partecipazioni si potrebbe arrestare anche prima di sottoscrivere la lettera di intenti, e quindi in tal caso il rischio sarebbe quello che le
le parti si sono comunque scambiate delle informazioni sensibili e non sensibili e non troverebbero, diciamo, alcuna protezione perché la lettera di intenti non è stata firmata, non c'è una clausola di confidenzialità e quindi senza un accordo di confidenzialità firmato a monte, prima ancora di mettersi a discutere, sarebbero, diciamo, prive di protezione. Quindi è buona regola appunto cominciare, far precedere qualsiasi tipo di interazione attraverso la firma di la negoziazione e la firma di un accordo di confidenzialità. Il passaggio successivo, dopo la firma dell'accordo di confidenzialità, è quello di cominciare a ragionare su un testo di lettera di intenti. Ragionare significa che qualcuno appunto redige una prima bozza di lettera di intenti e poi si comincia a negoziare. Cos'è la lettera di intenti? La lettera di intenti, come vi anticipavo, nel preambolo, è il documento principe della fase prodromica, protagonista di questa fase prodromica. Considerate che poi queste fasi ovviamente non sono delle fasi normativamente regolate, sono un po' individuate dalla prassi, anche perché non c'è un codice delle operazioni di M&A, ma è la prassi che ha individuato questo tipo di step, di articolazione dell'operazione, ma sono totalmente convenzionali ovviamente, ve le sto, diciamo, enucleando e descrivendo perché mi aiutano a descrivervi un po' il processo articolato, però non sono normativamente, alcuni mi fanno delle domande, tipo la fase prodromica sembra quasi una fase di un processo civilistico, ma non sono normate, è solo la prassi che ha individuato questo tipo di step. Comunque, ritornando a noi, alla lettera di intenti, in inglese la cosiddetta letter of intent, appunto, ed è un documento che può avere valenza vincolante o non vincolante, più tipicamente ha valenza non vincolante, e lo scopo è proprio quello di disciplinare i principi sulla base dei quali le parti sono disposte ad avviare la negoziazione che porterà poi alla compravendita delle partecipazioni sociali. E stabilire, avere un po' un intento ordinatorio, stabilire un po' lo sviluppo successivo delle negoziazioni e delle analisi e dell'operazione stessa. Quindi poi in questa slide, insomma, vi ho un po' descritto per punti quali sono poi i contenuti necessari, principali di questo tipo di documento, che poi riflettono anche quali sono poi i punti più importanti di questo tipo di fase dell'operazione di compravendita e partecipazioni sociali. Quindi, innanzitutto, nella lettera di intenti viene disciplinata la struttura dell'operazione. La struttura dell'operazione che può essere diversa, nel senso che l'acquirente può essere interessato a comprare il 100% delle quote di una certa società, oppure può essere interessato a rilevare unicamente la maggioranza o la minoranza, oppure viceversa, cioè il venditore può essere disposto solo a cedere alla minoranza o la maggioranza, o vuole completamente dismettere, uscire dal business e quindi dismettere tutta l'interezza delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale. Quindi la lettera di intenti ha sicuramente già ha un input rispetto a questo tipo di aspetto. Unitamente alla struttura dell'operazione, la lettera di intenti poi cristallizza l'accordo preliminare delle parti in termini di valutazione delle partecipazioni sociali oggetto di compravendita. Valutazione significa prezzo, cioè a che prezzo il venditore intende vendere e l'acquirente intende acquistare questo tipo di quote di partecipazioni sociali e può contenere anche alcune indicazioni sulle modalità di corresponsione, cioè se c'è nel caso se c'è un se viene corrisposto tutto il prezzo all'esecuzione della compravendita di quote, cioè quando c'è l'atto notarile che appunto disciplina la compravendita, oppure se l'acquirente a garanzia di taluni obblighi contrattuali del venditore
investitore decide di trattenere una parte come garanzia e quindi di corrisponderla a X data, X giorni, X mesi dall'esecuzione dell'operazione, oppure ci possono essere anche dei casi in cui il prezzo, una parte del prezzo è differito e la corresponsione diventa eventuale e connessa alle performance reddituali della società. Poi vabbè, vedremo meglio quando parleremo del contratto di compravendita di quote nella seconda parte appunto del nostro webinar, però questi possono essere già degli aspetti che vengono trattati nella lettera di intenti. Poi altro punto molto importante che viene trattato nella lettera di intenti sono le modalità di esecuzione della cosiddetta due diligence da parte del soggetto acquirente. Che cos'è la due diligence? Anche questo è un termine mutuato dal linguaggio inglese. Tradotto letteralmente in italiano significa la dovuta diligenza. Dovuta diligenza da dove deriva questo termine? Nel senso che dovuta diligenza non indica nulla. In realtà la due diligence sono, col termine due diligence si indicano le analisi che tipicamente la parte acquirente effettua sulla società le cui partecipazioni sono oggetto di compravendita, per capire, diciamo, se appunto l'oggetto di compravendita, che poi immediatamente sono le partecipazioni, ma immediatamente la società, diciamo, di cui ha le partecipazioni, quindi comunque insomma la due diligence si fa sulle partecipazioni che sono dei pezzi di carta, sono dei titoli, diciamo, le azioni sono dei titoli al portatore, mentre le quote no, sono dei titoli rappresentativi di capitale sociale. Quindi se per sé la due diligence non si fa sull'oggetto di compravendita, si fa immediatamente sulla società. Per farvi un esempio, adesso detta così, la due diligence è finalizzata a capire se effettivamente l'acquirente sta comprando bene, cioè sta comprando un oggetto che effettivamente con un oggetto che è la società corrisponde effettivamente alle proprie aspettative. In termini diciamo reddituali, finanziari, quindi la giudice finanziaria, la giudice contabile, ma anche in termini legali, quindi in termini di rischi legali. Per farvi un esempio, è come se quando io acquisto un'autovettura, prima di acquistarla, la portassi dal mio meccanico di fiducia e le facessi fare una sorta di revisione per vedere se è tutto in ordine, se non ci sono, diciamo, danni nascosti, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la due diligence. Adesso scusate il paragone un po', però per darvi un po' l'idea. Questa è la funzione della due diligence ed è questo che è la finalità ed è questa l'analisi che viene fatta dall'acquirente. In realtà dagli advisor dell'acquirente, perché l'acquirente quasi è impossibilitato ad avere tutte le risorse per fare una due diligence completa sulla società che intende acquisire. Quindi la due diligence è proprio questo esercizio di analisi che viene fatto dagli advisor dell'acquirente con la dovuta diligenza, cioè la dovuta diligenza nel senso che è quella che deve utilizzare l'advisor o l'acquirente per effettuare questo tipo di analisi, no? Qui da qui deriva il termine due diligence. Quindi, appunto, la due diligence viene contemplata tipicamente nella lettera di intenti, e nella lettera di intenti a livello di due diligence se ne determinano le modalità. Quindi, se è una due diligence che viene effettuata su una data room fisica, data room è diciamo una stanza che contiene i dati. Data room fisica significa che appunto il venditore allestisce presso i propri locali o i locali del proprio advisor una stanza con i documenti cartacei consultabili dall'acquirente, oppure virtual data room che ormai è invalsa nella pratica degli ultimi anni, ovvero tutti i documenti che vengono messi a disposizione dell'acquirente sono scansionati e resi disponibili su una piattaforma online. Quindi la lettera di intenti stabilisce appunto le regole di ingaggio di
questa due diligence dell'acquirente, quindi stabilisce le modalità data room fisica, data room virtuale, stabilisce anche i documenti che tipicamente l'acquirente vuole analizzare. Quindi in allegato alla lettera di intenti di solito c'è la cosiddetta due diligence checklist che viene redatta dall'acquirente e che contiene la lista della spesa, dei documenti che l'acquirente intende analizzare per poter fare le proprie analisi, e contiene anche le tempistiche, contiene una tempistica per il venditore per mettere a disposizione dell'acquirente questa documentazione. Quindi magari si dice che il venditore si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione della lettera di intenti a mettere a disposizione dell'acquirente i documenti di due diligence, e poi ovviamente c'è anche la disciplina parimenti della tempistica delle analisi che l'acquirente deve svolgere, che non possono essere diciamo estese all'infinito, ma devono avere un inizio e una fine. Quindi si dice tipicamente che le analisi di due diligence dell'acquirente devono concludersi entro 4 settimane dall'avvenuto caricamento dei documenti richiesti nella due diligence checklist. E poi, vabbè, durante le analisi di due diligence tipicamente si sviluppa un'interlocuzione tra il venditore o i suoi advisor e l'acquirente e i suoi advisor, ovviamente di domande e risposte, perché magari i documenti non sono stati caricati tutti o ci sono delle domande, ed è il cosiddetto processo di Q&A. L'acquirente e il suo advisor fanno delle domande relative ai documenti di due diligence al venditore, il venditore risponde, eccetera, eccetera. Ad esito delle analisi di due diligence, i consulenti, gli advisor dell'acquirente redigono un report di due diligence che poi è ad uso e consumo dell'acquirente, e in cui sono contenute tutte le risultanze delle analisi e eventuali criticità riscontrate, no? Queste criticità cosa sono? Sono appunto dei rischi che sono stati individuati, dei rischi che possono portare ad una diminuzione del valore della società compravenduta, possono essere, se afferente alla sfera legale, dei rischi legali. Per esempio, i consulenti legali dell'acquirente possono, diciamo, faccio un esempio, individuare un rischio fiscale, perché magari si accorgono che la società che l'acquirente intende acquisire non ha correttamente fatto le dichiarazioni dei redditi, non ha pagato tutti gli F24, eccetera, e quindi tutte queste criticità. Oppure c'è un rischio contenzioso perché la società non ha correttamente adempiuto ad alcuni contratti di fornitura con i propri clienti che hanno mandato delle lettere. Questi sono tutti i rischi che ovviamente possono comportare per l'acquirente un rischio che si porta a casa e che può comportare una diminuzione del valore dell'attività compravenduta. E quindi, una volta segnalati questi rischi nel report, si apre un bivio. Quindi l'acquirente poi può decidere di non proseguire l'acquisizione perché ci sono troppi rischi, e attività troppo rischiosa, non mi piace, non vado avanti, oppure può continuare e decidere di gestire questi rischi diversamente, o attraverso la richiesta di una riduzione di prezzo. Quindi, siccome c'è un rischio fiscale che il mio consulente mi ha quantificato in 100.000 euro di imposte non pagate, allora io chiedo al venditore una riduzione del prezzo corrispondente ai 100.000 euro, perché è sicuro che nei prossimi 3 anni l'agenzia delle entrate me ne viene a chiedere. Quindi questa è la cosa un pochino più immediata, perché è un vaso comunicante, se vogliamo. Oppure, nel caso in cui non ci sia accordo tra l'acquirente e il venditore circa la modalità gestione di questo rischio o la probabilità del rischio, perché il venditore dice: no, ma guarda che io in realtà le ho pagate tutte, non è sicuro che l'agenzia delle entrate te le venga a chiedere, quindi è inutile che mi sconti, diciamo, il prezzo per un fatto che forse non avviene. A quel punto
scatta il meccanismo della garanzia, che poi ve vedremo, diciamo, quando parleremo nella seconda parte di questo webinar, dei contenuti del contratto di compravendita di partecipazioni sociali. Cioè, questi rischi vengono gestiti attraverso delle garanzie che il venditore offre. Garanzie significa dichiarazione garanzie: ti garantisco che ho pagato tutte le tasse, ti garantisco che ho pagato tutti i dipendenti. Non parliamo di garanzie di fideiussioni, eccetera. Sono delle garanzie contrattuali, impegni contrattuali che, se vengono violati, danno diritto all'acquirente di ottenere un indennizzo pari alla perdita derivante dalla violazione della garanzia. Però questo è un discorso che faremo dopo. Adesso stiamo anticipando un po' di temi per capire da dove, per farvi capire l'origine di queste dichiarazioni e garanzie del venditore, che vengono gergalmente anche nominate in inglese representation and warranties, rep and warranties. Insomma, poi per chi diciamo, si occupa di questa attività, ne avrà sentito sicuramente parlare. Comunque, appunto, esaurito l'argomento, appunto, della due diligence, passiamo poi anche alle altri appunto elementi della lettera di intenti. La lettera di intenti poi disciplina appunto la due diligence, abbiamo detto, ma anche le tempistiche in generale dell'operazione. Quindi di solito si indica anche nella lettera di intenti una data possibile per la firma del contratto di compravendita di partecipazioni sociali, nonché per la successiva esecuzione dell'operazione, ovvero per poter poi andare dal notaio a diciamo, effettuare l'atto di compravendita delle partecipazioni sociali. La firma del contratto, diciamo, privato di compravendita di quote e l'esecuzione possono essere contestuali, quindi fatte lo stesso giorno, oppure differite. Vengono differite, generalmente sono sempre differite, perché tra la firma del contratto preliminare e l'esecuzione della compravendita delle quote, tipicamente dinanzi a un notaio, di solito c'è la necessità che vengano soddisfatte le cosiddette condizioni sospensive all'esecuzione. Cioè, sono tutta una serie di adempimenti che devono essere fatti, autorizzazioni che devono essere ottenute prima di poter procedere effettivamente all'esecuzione, alla vendita effettiva delle partecipazioni, all'incasso del prezzo. E quindi, appunto, si firma il contratto di compravendita, che è l'unico documento vincolante in un momento, vengono effettuate queste attività prodromiche all'esecuzione nel mezzo, e poi viene fatta l'esecuzione. Quindi di solito sono in due momenti, quindi firma del contratto preliminare, il cosiddetto signing, e esecuzione sono di solito in due momenti separati dall'avveramento delle condizioni sospensive nel mezzo, ma possono anche essere coincidere se non ci sono condizioni sospensive da soddisfare. Quindi, appunto, abbiamo detto, la lettera di intenti contiene anche delle indicazioni circa le tempistiche dell'operazione, contiene anche delle indicazioni, appunto, su quale saranno, se ce ne sono, le condizioni sospensive che separeranno la firma del contratto definitivo di compravendita di partecipazioni dall'esecuzione dell'operazione. Un esempio, nella slide, o comunque esempi di questo tipo di condizioni sospensive sono, per esempio, l'ottenimento dei necessari consensi all'esecuzione dell'operazione, di natura pubblica o privata. Quali possono essere? Quelli di natura pubblica: per esempio, se l'operazione ha determinati requisiti dimensionali in termini di fatturato, potrebbe essere dovuta una notifica all'autorità antitrust. Quindi la notifica, quindi, significa una notifica è l'ottenimento del consenso dell'autorità antitrust, quindi questo, per esempio, è un'autorità pubblica, e questo rappresenta una condizione
Sospensiva all'esecuzione, questo significa che si firma il contratto di compravendita, si fa la notifica all'autorità, si attende l'ok dell'autorità e poi si va dal notaio. Consensi di natura privata possono essere, per esempio, i consensi delle banche. Tipicamente i contratti di finanziamento hanno le cosiddette clausole di cambio di controllo, di change of control, che attribuiscono alla banca un diritto di recedere dal contratto di finanziamento e richiedere il rimborso immediato di tutto il finanziamento nel caso in cui cambi l'azionista del soggetto che prende a prestito il denaro, nel nostro caso la società oggetto di compravendita. Quindi in quel caso, per evitare che l'esecuzione dell'operazione possa dare il diritto alla banca di uscire dal contratto di finanziamento e richiedere il rimborso, quindi obbligare la società a cacciare fuori del denaro per il semplice fatto di aver cambiato l'azionista, di solito appunto si chiede l'autorizzazione alla banca preventiva a effettuare l'operazione in modo tale che poi, diciamo, non si verifichi questo effetto collaterale della banca che ti richiede i soldi indietro. Quindi questo, diciamo, questi sono i consensi di natura privata, poi ce ne sono altri, però vabbè, adesso non sto ad annoiarvi. Poi un altro esempio di condizione sospensiva all'esecuzione è l'ottenimento dei finanziamenti bancari per i casi in cui l'operazione sia effettuata attraverso la tecnica del leverage buyout, cioè indebitando il veicolo vuoto acquirente e poi effettuando una fusione per incorporazione successivamente alla compravendita. Però questo è tutto un altro mondo, con un'altra tecnica, però quello che dovete capire in questo caso è che questo tipo di operazioni si basano sul pagamento del prezzo attraverso un finanziamento bancario che poi viene ripagato dalla società oggetto di compravendita. Quindi comunque se non c'è questo finanziamento bancario, l'acquirente non ha i soldi poi per pagare il prezzo. Quindi deve ovviamente necessariamente essere una condizione sospensiva. È come quando compriamo una casa e inseriamo tra le condizioni sospensive, tra il preliminare e il definitivo, la delibera della banca che ci dà il mutuo. Diciamo che più o meno il discorso è molto simile. Poi, nella lettera di intenti vengono anche disciplinati i termini principali dei cosiddetti accordi definitivi. Che sono in inglese i transaction documents, gli accordi definitivi, l'accordo principe definitivo e vincolante che poi, di cui poi parleremo a breve, è il contratto preliminare di compravendita di quote, il cosiddetto SPA, Sale and Purchase Agreement, sempre nel linguaggio anglosassone. Poi un altro documento contrattuale definitivo che può o non può esserci in un'operazione di M&A è il patto parasociale. Dico può e non può esserci perché c'è unicamente nei casi in cui la compravendita non abbia ad oggetto il 100% del capitale sociale della società oggetto di compravendita. Quindi se ci sia la necessità del patto parasociale, quando rimane dopo l'esecuzione dell'operazione rimanga comunque un azionista di minoranza. Perché? Perché comunque il patto parasociale è come un regolamento di condominio che regola la convivenza tra l'acquirente e il socio di minoranza che rimane. Quindi ovviamente è necessario negoziarlo, stipularlo, perché senza di esso ovviamente diciamo, la convivenza sarebbe lasciata alle norme civilistiche, quindi insomma sarebbe una convivenza, per carità, sempre regolata, però non regolata adeguatamente. Quindi nel momento in cui rimane sempre un socio di minoranza, un minimo di pattuizione parasociale sempre e comunque consigliata. Altri diciamo, documenti che fanno parte degli accordi definitivi sono i cosiddetti contratti ancillari, che sono una categoria a geometria variabile. Vi porto degli esempi. I contratti ancillari possono essere il contratto di lavoro con il soggetto venditore. Cosa significa? Che in taluni casi quello che accade è che se io compro se io acquirente compro una società, ovviamente compro anche un avviamento. Compro anche la clientela, eccetera, eccetera. Per garantire il mantenimento di questo avviamento, ovviamente potrei
aver bisogno della cooperazione del venditore per i primi anni, per fare un passaggio di consegne adeguato, per poter mantenere i rapporti con la clientela. E per fare questo, tante volte, appunto, la soluzione che viene adottata è quella di contrattualizzare il venditore, seppur ormai il venditore esca dalla compagine sociale perché l'acquirente ha comprato il 100% del capitale sociale ed è diventato socio unico, lo si tiene vincolato alla società e vincolato ad aiutare l'acquirente a fare il passaggio di consegna attraverso un contratto di lavoro, di amministrazione, se lo si vuole far sedere nel consiglio di amministrazione. Un altro contratto ancillare è anche il contratto di locazione degli immobili utilizzati dalla società per fare per fare la propria attività, nel caso in cui la società ovviamente non sia già proprietaria di quell'immobile, oppure nel caso in cui non vadano già bene perché sono favorevoli i contratti di locazione già in essere. Comunque, vabbè, vi ho fatto un po' di esempi su quali possono essere poi i contratti ancillari a corredo di tutto il set documentale vincolante che poi viene sottoscritto. Proprio per farvi anche capire la mole documentale poi del pacchetto che viene sottoscritto e la completezza e l'onnicomprensività poi appunto dei rapporti contrattuali che si vengono ad instaurare per effetto dell'implementazione di questo tipo di operazioni. Concludendo poi il discorso sulla lettera di intenti, la lettera di intenti tipicamente contiene una clausola di esclusiva che tutela l'acquirente dal fatto che il venditore possa diciamo, negoziare o discutere la medesima operazione su più tavoli, quindi con più potenziali acquirenti. E quindi ovviamente andando a minare la serenità della negoziazione con l'acquirente, di solito contiene anche una clausola di confidenzialità che se è stato, come opportunamente deve essere fatto, stipulato a monte un accordo di confidenzialità, contiene semplicemente un rimando alle previsioni dell'accordo di confidenzialità precedentemente sottoscritto. Contiene una clausola relativa che specifica se la lettera di intenti ha un'efficacia vincolante o non vincolante. Tipicamente non ha, la lettera di intenti è un documento con effetti obbligatori e con finalità ordinatorie, se vogliamo, di processo, piuttosto che quindi di solito non ha efficacia vincolante, salvo le clausole, appunto, quelle, non so, di legge applicabile, piuttosto che di confidenzialità, eccetera. Poi, vabbè, l'ultima clausola, come tutti i documenti contrattuali, è quella della legge applicabile e del foro competente o la clausola arbitrale. Quindi, vabbè, questo, insomma, un po' per completezza ve l'ho indicato, però vabbè, e lo do per scontato. Quindi passando poi alla fase successiva, che è quella diciamo, della negoziazione degli accordi definitivi, diciamo, il documento contrattuale tipico di questa fase, forse l'unico che viene poi discusso e negoziato in questa fase, mentre come abbiamo visto nella fase prodromica abbiamo l'accordo di confidenzialità e la lettera di intenti, nella fase di negoziazione degli accordi definitivi abbiamo un documento che è un documentone, se vogliamo, date le dimensioni, che è il contratto preliminare di compravendita delle partecipazioni a cui poi diciamo, sono allegati altri documenti che diciamo, sono posti a corredo poi degli accordi che le parti poi definiscono nell'ambito dell'operazione medesima. Però adesso entriamo più nelle specificità di questo accordo. Quindi, prima di tutto dobbiamo ricordare che a differenza della lettera di intenti, il contratto preliminare di compravendita di partecipazione ha sempre valenza vincolante e quindi è l'unico documento che contiene l'impegno definitivo, se vogliamo, irrevocabile dell'acquirente e del venditore a vendere e dell'acquirente ad acquistare. Quindi questo
definisce l'impegno definitivo. Poi, appunto, come nella lettera di intenti, ma più della lettera di intenti, e anche qui c'è più dettaglio a livello di prezzo, modalità di calcolo del prezzo e modalità di pagamento, che come vi dicevo può essere contestuale all'esecuzione della compravendita, quindi quando andiamo dal notaio, tu acquirente paghi a me venditore tutto il prezzo d'acquisto pattuito, tutto e subito, oppure può essere, per esempio, in parte differito attraverso appunto questa una clausola di earnout. Cos'è la clausola di earnout? La clausola di earnout è una clausola che prevede la corresponsione di una parte del prezzo in maniera eventuale e non certa in un momento futuro, a condizione che, sì, che l'andamento reddituale della società raggiunga determinati risultati. Quando si stipulano questo tipo di clausole, quando per esempio non c'è una visione diciamo, completamente allineata tra venditore e acquirente circa gli sviluppi reddituali futuri della società oggetto di compravendita. Cioè, nei casi in cui, ve la faccio molto semplice, non so, il venditore ritenga iniquo il prezzo perché fondamentalmente non cattura tutto il valore diciamo, che la società può esprimere in futuro, e quindi è convinto che la società possa migliorare i propri ricavi, i propri utili, eccetera, eccetera, mentre il venditore, l'acquirente assume una valutazione un pochino più prudenziale perché non è certo di talune performance future e incerte che la società potrebbe ottenere. In quel caso, per cercare un po' di tagliare la mela nel mezzo, cosa succede? Allora ci si accorda per dire, benissimo, il 90% del prezzo, io non so, io acquirente sono disponibile a pagare 100 per la società, per come io vedo la società in questo momento e per come per la mia lettura di quello che ho visto la società può performare nei prossimi anni, però sono disposto, nella misura in cui la performance reddituale a livello di utili della società sia superiore alle mie aspettative, a riconoscere al venditore 10, una parte del prezzo, nella misura in cui la società raggiunga determinati obiettivi. Questa è la cosiddetta, in termini reddituali o di utili, eccetera. Questa è l'earnout, no? Il prezzo differito, futuro incerto, la cui corresponsione futura incerta è legata ad un andamento, diciamo, reddituale particolarmente positivo della società. Le ragioni del differimento del pagamento del prezzo, a parte la performance eventualmente positiva della società, possono anche essere legate alla garanzia dell'adempimento di taluni obblighi da parte del venditore. Tipicamente sono gli obblighi di indennizzo legati alle violazioni delle dichiarazioni e garanzie del venditore, che più o meno vi ho un po', è un argomento a cui vi ho introdotto quando abbiamo parlato della due diligence, poi entreremo un pochino più nel dettaglio adesso che parleremo delle dichiarazioni di garanzia. Però vabbè, diciamo, nel caso in cui ci siano violazioni di queste garanzie, dichiarazioni di garanzie, il venditore è contrattualmente, senza il contratto preliminare di compravendita e partecipazione, è contrattualmente obbligato a tenere indenne e mallevato euro per euro l'acquirente per qualsiasi passività che possa derivare dalla violazione di queste garanzie. E quindi l'acquirente potrebbe essere interessato a differire a 2 anni data il pagamento di una parte del prezzo, proprio perché nel momento in cui entro i 2 anni si sia verificata una violazione della garanzia e si è accertato che il venditore deve tenere indenne e mallevato di una certa cifra l'acquirente, a quel punto invece di dover andare a prendersi i soldini e quindi dal venditore, quindi il venditore deve fare il bonifico, eccetera, magari contestazione, eccetera, eccetera, semplicemente agendo
In compensazione può semplicemente liquidare dopo i 2 anni un importo inferiore scontando della parte insomma, degli indennizi a lui dovuti per la violazione della dichiarazione di garanzia. Quindi questo può essere un altro, diciamo, un'altra ragione per dover differire, per vedere un prezzo differito appunto un prezzo differito della compravendita. Ecco. Poi una parte importante una parte importante delle pattuizioni del contratto di compravendita di partecipazioni è sicuramente diciamo, l'elenco delle dichiarazioni e garanzie che vengono rilasciate dal venditore. L'origine delle dichiarazioni e garanzie ve l'ho spiegato quando abbiamo parlato della lettera di intenti e della due diligence, nel senso che la ragione per la quale il venditore, cioè a fronte dei rischi evidenziati in due diligence, il venditore rilascia talune dichiarazioni e garanzie. In realtà è un pochino, diciamo, questa è la genesi. Quello che tipicamente accade è che il venditore rilascia un set quasi standard di dichiarazioni e garanzie su tutti gli ambiti legali e contabili e finanziari della società, quindi garantisce che i bilanci sono corretti, veritieri, garantisce di aver pagato dipendenti, garantisce che non ha contenziosi, garantisce tutta una serie di cose. Poi a fronte, proprio perché è come se io, appunto, tornando all'esempio della compravendita dell'automobile, è come se mi facessi rilasciare dal precedente proprietario un elenco di garanzie, tipo che ho tagliandato la macchina, che la macchina è tenuta, l'autovettura è tenuta in buono stato di manutenzione, che ho effettuato tutti i controlli periodici, ho pagato il bollo, eccetera, eccetera, eccetera. E nel caso in cui poi, dopo 2 anni, mi accorga che invece una di queste cose non era proprio così vera, contrattualmente ho il diritto di chiedere dei soldini al venditore dell'autoveicolo. Ecco, questo è quello che succede in misura ovviamente più complessa e più articolata nel contratto di compravendita di partecipazioni sociali con riferimento al set di dichiarazioni e garanzie. Poi, nel momento in cui di fronte a rischi invece che io ho individuato in due diligence, cioè rischi specifici a fronte appunto del set di dichiarazioni e garanzie, vengono poi pattuiti degli indennizi specifici, specificamente appunto individuati. Comunque, c'è cioè il set di dichiarazioni e garanzie nel caso in cui vengano violate. Dall'altra parte ci sono degli obblighi di indennizzo del venditore. Questi obblighi di indennizzo monetari del venditore, quindi tenere indenne e mallevato e delle passività derivanti dalla violazione della dichiarazione e garanzia rilasciata dal venditore, possono essere cioè solitamente sono limitati, cioè non è che la dichiarazione, la garanzia, l'obbligo di indennizzo dura a vita. Hanno una durata temporalmente limitata, solitamente, che mediamente si attesta sui 24 mesi. E poi a livello di importi, gli importi degli indennizzi sono anche limitati da un cap massimo che è cosiddetto individua, è un importo che limita il massimo della responsabilità in cui può incorrere il venditore. Questo ovviamente a garanzia anche di un incasso, di un prezzo che poi rimanga nelle tasche del venditore, se no sarebbe completamente esposto alla mercé dell'acquirente che comunque non è che ha comprato la società bendato con una pistola puntata alla tempia, ma ha comprato la società facendo delle accurate analisi di due diligence, peraltro assistito auspicabilmente da validi consulenti. Quindi comunque appunto c'è un tetto massimo di responsabilità e poi ci sono diciamo, delle clausole cosiddette de minimis e franchigia. La franchigia che funziona, cioè nel senso de minimis significa che tutte le passività oltre importi risibili non vengono indennizzate, non so, le passività al di sotto dei 1.500 euro vengono considerate dei minimi se non vengono indennizzate, oppure ci può essere comunque una franchigia un po' più alta che comunque va a
erodere ogni volta l'importo che può essere indennizzato, come la franchigia dell'assicurazione di fatto, no? Altro elemento molto importante, quindi chiuso il discorso di dichiarazione di garanzia e obblighi di indennizzo, altra previsione importante del contratto preliminare di compravendita è sicuramente l'impegno di non concorrenza del venditore, il cosiddetto non compete. Perché è importante? Perché ovviamente, come vi dicevo, come abbiamo già detto, quando abbiamo parlato della lettera di intenti, l'acquirente compra le quote di una società, compra un'attività e compra anche un avviamento commerciale. Quindi ovviamente diciamo, la bomba distruttrice dell'avviamento commerciale e del business di una società è ovviamente il venditore che il giorno dopo aver incassato il prezzo della compravendita delle partecipazioni sociali apre un'attività identica in concorrenza, magari portandosi dietro tutto il pacchetto clienti. Questo ovviamente svilisce no, il valore dell'acquisizione per l'acquirente, quindi comunque è importantissimo, imprescindibile vincolare o imporre al venditore un impegno di non concorrenza per un certo periodo di tempo, che poi ovviamente è limitato dalla legge, è massimo 5 anni, piuttosto che deve essere territorialmente limitato, però comunque tutela l'acquirente e l'avviamento che ovviamente lui incassa con l'acquisizione della società. Questo molto importante da non dimenticare. Il contratto di compravendita contiene ovviamente anche la disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'esecuzione pratica della compravendita di partecipazioni. Quindi contiene la data, il luogo in cui devono essere appunto girate le azioni, effettuato l'atto notarile di compravendita di quote. Di solito contiene anche l'indicazione del notaio che viene prescelto dalle parti. Ovviamente anche il contratto di compravendita di quote contiene una clausola di legge applicabile, poi contiene o la clausola del foro competente, oppure a seconda appunto di quello che le parti preferiscono, può contenere anche una clausola arbitrale. Ovviamente adesso non sto a farvi. Conoscete, penso, comunque la differenziazione tra le due clausole e i pro e i contro. Se volete avere, diciamo, un feedback pratico, è molto più utilizzata la clausola arbitrale rispetto a quella del foro competente. Poi, al contratto preliminare di compravendita di quote, di partecipazioni, perché possono essere o quote o azioni, vi è tutto un set di allegati che possono essere appunto i contratti ancillari, che sono quelli che vi ho menzionato, di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato della lettera di intenti, può essere il patto parasociale che appunto è necessario solo quando rimane un'azionista di minoranza e che contiene ovviamente appunto la disciplina del governo societario, che è quel appunto regolamento condominiale che regola la convivenza tra azionista di minoranza e acquirente, quindi contiene la disciplina della composizione degli organi sociali. Eventuali i quorum, se ci sono i quorum assembleari, consiliari, se c'è necessità di quorum rafforzati, se c'è necessità di attribuire dei diritti di veto al socio di minoranza su determinate materie, e poi contiene la disciplina dei limiti al trasferimento delle partecipazioni, perché magari si ha interesse a tenere la compagine sociale omogenea e unita per un certo periodo di tempo, quindi si sceglie di inserire un divieto di trasferimento, il cosiddetto lock-up, per un certo periodo di tempo, e con il lock-up ovviamente vengono poi, dopo la cessazione del lock-up, inserite anche delle regole legate appunto alla compravendita delle quote diciamo, del socio di maggioranza, che nel caso in cui avvenga potrebbe dar diritto al socio di minoranza di obbligare
l'acquirente a comprare anche le proprie quote, questo è il diritto di covendita, il cosiddetto tagalong, oppure ci possono essere dei diritti potestativi in capo al socio di maggioranza, cioè l'acquirente, mettiamo nel caso in cui fa un'acquisizione di maggioranza, che gli danno diritto, nel caso in cui trovi a sua volta un acquirente che voglia comprarsi il 100% della società e non solo la propria maggioranza, a obbligare il socio di minoranza a vendere alle stesse condizioni. Questo è il cosiddetto tagalong. Però appunto queste sono, diciamo, pattuizioni che meriterebbero un webinar separato, che vi, tra virgolette, vi indico, ma su cui non abbiamo tempo di approfondire. E siamo un po' addirittura d'arrivo, quindi dedicherei gli ultimi minuti poi alla, diciamo, alla parte relativa poi alla fase di chiusura dell'operazione di comprare delle partecipazioni sociali, che è la fase di esecuzione, la fase del closing, in cui fondamentalmente è una fase in cui non si negoziano documenti contrattuali, ma bensì si dà esecuzione a tutto quello che è stato, a tutti gli accordi che sono stati già negoziati e firmati, cioè principalmente si dà esecuzione al contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, di partecipazioni, sì, quindi di fatto appunto è tutto un eseguire, quindi sono tutte azioni pratiche, cioè si ritrova, la fase di esecuzione di solito avviene in un giorno, ci si ritrova presso la società, presso uno studio notarile, uno studio di un avvocato, solitamente la presenza del notaio perché che redige l'atto di compravendita di quote o di azioni, oppure fa la girata delle azioni, eccetera, eccetera. Contestualmente viene pagato il prezzo tramite bonifico e poi si può ottenere anche un'assemblea contestuale quel giorno che rinnova gli organi sociali perché a quelli che sono espressione del venditore vengono sostituiti quelli designati dall'acquirente, poi può essere anche cambiato lo statuto sociale e poi vengono firmati tutti gli allegati, i contratti allegati al contratto preliminare di compravendita. Quindi abbiamo visto se c'è la minoranza, il patto parasociale viene firmato all'esecuzione, poi tutti i contratti ancillari, non so, il contratto di lavoro del venditore, piuttosto che il contratto di locazione nuovo degli immobili che vengono utilizzati dalla società per effettuare la propria attività. Ecco, con questo abbiamo, insomma, concluso questo viaggio all'interno del, appunto di questo processo che porta poi all'esecuzione della compravendita di partecipazioni sociali e che spero, insomma, sia stato di vostro gradimento e spero che sia riuscito un po' a guidarvi non solo nelle varie fasi, ma anche nelle varie complessità insomma, delle strutture contrattuali. Dunque vi ringrazio per l'attenzione. Non so, io sono qui ancora per qualche minuto perché poi appunto il webinar diciamo, ha questa durata di un'ora. Quindi lascio qualche minuto a qualcuno se ha qualche domanda, anche perché appunto poi diciamo, è anche legittima e non ho lasciato spazio alle domande, agli interventi come di solito faccio nel corso delle mie lezioni che tengo al Master Giuristi d'Impresa organizzato dalla Malaboris. Tengo un po' una lezione orizzontale, ma per mancanza di tempo. Quindi se qualcuno dei partecipanti ha qualche domanda, necessità di chiarimento, ha voglia di condividere un'esperienza, ecco, lo può fare. Lo può fare adesso, questa è l'occasione buona. Diversamente, appunto, vi ringrazio tutti i partecipanti, li invito a rimanere in contatto. Adesso vi ho anche proiettato il QR code attraverso cui potete connettermi, insomma, su LinkedIn se vi fa piacere e appunto l'augurio è quello magari di incrociarci professionalmente oppure di rivedervi ai prossimi webinar che sicuramente saranno organizzati da Malaboris su questi temi e che terrò pure nel corso di un master. Però c'è una domanda, quindi che adesso leggo. Allora, tornando alla slide, vorrei capire le clausole di trasferimento di quote. In caso di earnout, come si può strutturare? Allora, vorrei capire le clausole sul trasferimento di quote. In caso di earnout, cioè, allora, l'earnout
In realtà è come cercavo di spiegare, è semplicemente una, cioè non inficia il trasferimento delle quote, ma riguarda semplicemente la modalità di corresponsione del prezzo, nel senso che la clausola di earnout prevede che una parte del prezzo, possa, il pagamento di una parte del prezzo possa essere differita in un momento futuro e il pagamento possa essere condizionato al fatto che la società oggetto di compravendita riesca a performare in termini di ricavi o di utili, a performare sopra certi livelli concordati nel corso degli anni futuri. Cioè, questa è la clausola di earnout. Cioè di earnout in inglese significa guadagnare, cioè, fuori, nel senso proprio letteralmente, ma significa che una parte del valore intrinseco della società non viene riconosciuto nel prezzo immediatamente al venditore, ma gli viene riconosciuto fuori dall'ambito della compravendita solo e nella misura in cui determinati risultati reddituali o di utili vengano raggiunti. Quindi questo è l'earnout, cioè non è che inficia sulla tecnica di trasferimento delle quote, che poi è molto semplice, le quote vengono trasferite attraverso una girata, attraverso un transfer notarile. Non so se ho risposto alla domanda. Ok, benissimo. Grazie Alessandra. Perfetto, allora se non ci sono altre domande, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione perché appunto questi non sono argomenti semplici né scontati. Mi auguro di incrociarvi e di nuovo l'invito è quello di rimanere in contatto, mi fa sicuramente piacere. Grazie ancora e buona giornata a tutti.